Buongiorno, cari concittadini, sono qui in veste, diciamo così, video, oggi è il 4 di maggio, perché ci siamo sentiti, mi sono sentito anche con chi è che condivide con me l'esperienza politica, di dare una risposta al sindaco dopo che ieri, in maniera a nostro avviso, e poi lo vedremo anche nei fatti, del tutto arbitraria, e dopo vari comunicati, tra l'altro non corrispondenti al vero, ci ha praticamente, diciamo così, rimproverati che per quanto riguarda in particolare il regolamento Tari, la nostra, diciamo così, ha evidenziato la nostra ignoranza, che abbiamo fatto questo blitz ultimo così per fare un'imboscata, non si sa bene a chi, forse a loro, non l'abbiamo capito questo, perché vedremo poi più avanti invece le cose come stanno. Che il nostro emendamento era fasullo, perché in realtà non ci interessa niente, ma ci interessa soltanto prendere in giro la gente e creare disordine. Quindi che l'approvazione delle tariffe non c'entrano nulla con il regolamento Tari, attenzione, non c'entrano nulla con il regolamento Tari, l'approvazione delle tariffe, e che le coperture avanzate non esistevano perché abbiamo improvvisato tutto, solo per avere appunto un po' di notorietà. In realtà, quindi noi facciamo questa cosa, ecco, in malafede. Siamo quattro cretini ignoranti. Da questo punto di vista, voglio già rassicurare il signor Francesco Miglio che ci terremo tranquillamente in contatto per iniziare invece una querela nei suoi confronti, cosa che poi attraverso il suo legale leggerà molto meglio e quindi comprenderà qual è stata la sua maniera di utilizzare invece al contrario in malafede delle comunicazioni previste per l'inizio della fase 2 del 4 maggio e ha sfruttato questa situazione per offenderci in maniera, ripeto, senza senso. Allora, la prima cosa che volevamo dire è questa. Secondo il sindaco, anche quello che ha scritto, è stata una cosa improvvisata, così, tanto per creare problemi. Vediamo subito quello che vi presenterò, cari concittadini e care concittadine, sono i verbali della commissione terza, la commissione che si è interessata appunto alla riduzione in generale, diciamo così, per quelle attività commerciali e non, che hanno avuto dei problemi molto seri, che hanno ancora dei problemi molto seri dovuti proprio all'inasprimento per le condizioni di sicurezza e quindi di conseguenza non hanno potuto lavorare e quindi sono in sofferenza e al contrario di quello che dice il sindaco, ne siamo ampiamente convinti, questa era quantomeno la possibilità di dare a queste categorie un minimo di sollievo e anche forse psicologico per fare che cosa? Dare a queste persone la possibilità che gli amministratori, questa amministrazione in generale, tutta, perché come vedremo c'è tutta l'amministrazione, di dare una possibilità di sentirsi importanti e quindi di non sentirsi abbandonati e non sarete abbandonati, perché l'opposizione, e in particolare anche per quello che posso svolgere io, seguirò molto da vicino affinché questo diventi invece realtà. Poteva già esserlo il 30 aprile, oppure appunto come era previsto, da farlo invece in approvazione del bilancio con il relativo ricalcolo delle tariffe per la situazione della pandemia dovuta al Covid-19. Allora, prima bugia del sindaco, non ci siamo mai interessati di questa cosa e che praticamente è venuta fuori così il blitz dell'ultima ora, dell'ultimo giorno, non si è capito quale. Adesso vi mostrerò i verbali. I vostri verbali della commissione e da qui voi vi renderete conto se è una questione che abbiamo fatto un blitz o se è stata ragionata, meditata, voluta, pensata con criterio. Allora, vedete quando parte? Penso che riuscite a osservarlo. Noi abbiamo cominciato a parlare di questo il giorno 31 del mese di marzo alle ore 9:30. La commissione, appunto, è la terza. Il presidente Florio chiede di sospendere la fin qui svolta la commissione per concentrarsi sulla pandemia di coronavirus che ha colpito anche i cittadini di San Severo, tra cui molti commercianti e lavoratori, che
che in seguito al DPCM hanno dovuto sospendere la propria attività o andare in cassa integrazione. Il presidente è quindi dell'idea di adottare misure relativamente ai tributi locali che possa alleggerire il carico fiscale della popolazione di San Severo. Nello specifico, il Presidente vuole chiedere al dirigente Rizzitelli, ingegnere Rizzitelli, se sia possibile annullare i pagamenti dei tributi per far fronte all'emergenza. Ok? Quindi, prima cosa, concittadini, il 31 marzo 2020, oramai oltre un mese fa, noi abbiamo cominciato, proprio per volere dello stesso Presidente, ovviamente di tutti i consiglieri presenti in Commissione, a preoccuparci della pandemia e di trovare, non in maniera sprovveduta, una maniera per alleggerire il carico fiscale e in particolare proprio della Tari. Quindi, dopo il 31 marzo, ovviamente il 1 aprile, quindi il giorno dopo, 1 aprile del mese alle ore 9:30, che cosa succede? Che il presidente apre la seduta chiedendo al dirigente Rizzitelli, quindi non abbiamo perso tempo, abbiamo chiamato il giorno dopo Rizzitelli, se sia fattibile sospendere i tributi locali per il periodo di emergenza dettato dalla pandemia in atto. Che cosa viene fuori? Che il dirigente riferisce da una prima analisi provvisoria che in caso di esenzioni per 2 mesi si avrebbe una mancanza di gettito fiscale per il comune di circa 100.000 euro per ICP e cosa? E Tosap e solo la Tari di 700.000 euro per un totale complessivo di 800.000 euro. A titolo di esempio, riferisce che una razionalizzazione delle mense scolastiche consentirebbe di conseguire un considerevole risparmio. Vengono altresì citati, quale obiettivo di razionalizzazione, i contratti di gestione e di manutenzione. Il consigliere Di Sabato chiede, relativamente alle manifestazioni pubbliche che non si terranno, citando a titolo esemplificativo la festa del soccorso, quanti soldi verrebbero risparmiati? Il dirigente Rizzitelli fornisce una stima di circa 80.000 euro di risparmio. Volevo spiegare una problematica. Ci è stato detto che noi abbiamo improvvisato, quindi non abbiamo avuto nessun tipo di dialogo, abbiamo pensato delle cose tanto per dire, mentre invece da qui potete capire che già avevamo chiesto qual è la somma necessaria, quindi sono circa 800.000 euro da destinare agli aiuti e quindi di non far pagare anche la Tari alle attività interessate e che cosa abbiamo detto da subito? Di trovare delle soluzioni e ho chiesto appunto anche quelli specialmente dove ci sono gli assembramenti e quindi non si potrà fare la nostra purtroppo bellissima festa del soccorso e quindi di trovare quei proventi e di conseguenza cercare di trovare le coperture da subito, non chissà quando. Cosa che poi è andata avanti, è stata approvata senza l'unanimità da tutta la Commissione e quindi di conseguenza nelle varie discussioni che cosa è venuto fuori? Che la consigliera Capocine chiede a quanto ammonta il capitolo di spesa stanziato per la cultura. Il dirigente Rizzitelli riferisce che ammonta a 25.000 euro ed altri 70.000 euro per spese di spettacoli teatrali. Allora, signori, già in questa prima occasione sentiamo che abbiamo su una spesa di circa 800.000 euro, 80.000 euro per quanto riguarda la cultura, quindi gli spettacoli teatrali e altro, e 80.000 per la nostra festa del soccorso. Parliamo quindi già di circa 150-160.000 euro. Ma non basta perché il Presidente e anche gli altri consiglieri chiedono eventuali altri capitoli da dove ovviamente reperire le risorse. E quindi di conseguenza si decide anche l'intervento di altri, diciamo così, assessori, come è stato il caso, lo vedremo anche più avanti, dell'assessore Marchese, dell'assessore Carrabba, dell'assessore Montorio. Ovviamente avendo quale scopo precipuo da parte di tutti i consiglieri di trovare le soluzioni di copertura delle tasse dei nostri concittadini e in particolare della Tari. Andiamo avanti, che cosa dice? Che il consigliere Di Sabato ritiene, ma dopo che abbiamo parlato tutto questo, sia necessario fornire una relazione scritta, lo chiedo ovviamente al nostro dirigente, da parte del dirigente, per avere un prospetto utile della situazione e consentire valutazioni più approfondite da parte dei consiglieri. Perché?
Perché così su un piccolo studio erano di fuori questi circa 160.000 euro, però ovviamente c'era bisogno di arrivare agli 800.000 euro e ci voleva un dato preciso per quando sono state, diciamo così, risparmiate, sia la problematica relativa alle scuole che sono chiuse oramai dal 6 di marzo, sia anche per altri spettacoli, in quanto, come sappiamo, abbiamo già detto, abbiamo ripetuto a valanga nelle nostre commissioni, non è più possibile per gli assembramenti. Avanti, la questione si conclude e dice questo, che guardate, nella stessa giornata arriva l'assessore Marchesi e dice che concorre nel ritiene importante quindi evitare questa crisi e che venga scaricata sugli anni successivi, indicando però la necessità di razionalizzare i capitoli di spesa, lo dice Marchese nella stessa giornata, e a titolo di esempio menziona una somma di circa 300.000 euro di manutenzione della pubblica illuminazione e le spese degli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici, di cui bisognerebbe chiederne l'ammontare al dirigente di rollo. Allora, signori, siamo arrivati 80.000 più 80.000, 300.000 che troverebbero appunto da una razionalizzazione e quindi di conseguenza dai 300.000 euro di riduzione della manutenzione pubblica, dell'illuminazione pubblica. Quindi noi non abbiamo fatto a casaccio le questioni, lo ripeto, vedremo anche fino alla fine, sono state tutte meditate, pensate, insieme agli altri consiglieri, insieme agli assessori, che poi ovviamente hanno dato, diciamo così, le loro spiegazioni, ed è nata, e siamo al 1 aprile, il 1 aprile è 30 giorni prima della delibera. Abbiamo già le idee molto chiare e quindi ho chiesto in questo che ci venisse fornita una nota scritta da allegare all'eventuale possibilità del bilancio, e quindi di conseguenza in questo caso anche del regolamento Tari, per intervenire e favorire i nostri concittadini, cioè voi. L'assessore riferisce, ancora continua, riferisce che bisogna approvare il nuovo bilancio in quanto quello attualmente in vigore non consente il finanziamento di ulteriori attività. Comunica che con il cosiddetto decreto Curitalia è stato spostato il termine di approvazione del bilancio, ma non ritiene conveniente attendere l'ultima data utile proprio per mettere quanto prima in campo eventuali interventi di sostegno. Allora, questo anche al sindaco. Vogliamo subito arrivare anche alla questione più tecnica. Il regolamento Tari deve andare insieme con il calcolo delle tariffe, e per la verità è previsto che il Sole 24 Ore dice il 17 di aprile, quindi qualche giorno dopo che avevamo già parlato noi, per approvare i regolamenti Tari c'è tempo fino al termine di approvazione del bilancio 2020. Il termine del bilancio 2020 è che signor Francesco Miglio, come lei ben sa, era prima il 31 maggio, adesso è diventato il 30 giugno, con le relative proroghe seguite sempre alla pandemia. Quindi approvare regolamenti Tari c'è tempo fino al termine di approvazione del bilancio. Non lo dico io, lo dico il Sole 24 Ore, non so se c'è qualche altro organo che si interessa di questo, però guardate, è la sezione enti locali e pubblica amministrazione. A questo proposito, in questo articolo, che cosa dice in estrema sintesi, che cosa dice questo articolo? Che guardate, ve lo leggo. In tal modo riacquista efficace e espansiva la norma di sistema che lega l'approvazione anche dei regolamenti Tari al termine di approvazione del bilancio di previsione. Regolamento Tari al termine di approvazione del bilancio di previsione. Termine quest'ultimo fissato a oggi, al 31 maggio 2020, ex articolo 107, comma 2 del decreto legge 18/2020, ma oggetto di probabile ulteriore rinvio al 31 luglio 2020, almeno stando al maxi emendamento approvato dal Senato in sede di conversione del citato decreto legge. Quindi, tornando al discorso degli ignoranti, noi ci siamo documentati, abbiamo visto, e ce lo dice anche il Sole 24 Ore, che non è un giornale, diciamo così, che scrivono qui nei dintorni, a fior di professionisti, e ci dice che effettivamente il regolamento Tari deve proseguire tranquillamente l'approvazione del bilancio. L'approvazione del bilancio era stata prima prevista il 31 maggio, 31 maggio, e adesso pare appunto il 30 giugno, e forse, come dice qui, preannuncia, probabilmente anche fino al 31 luglio. Quindi il tempo c'era. Non si è capito forse al contrario il perché intervenire così. E l'abbiamo anche detto, e per questo abbiamo proposto il nostro emendamento. Adesso arriviamo anche all'emendamento. Che cosa succede? Siccome si è detto che noi abbiamo praticamente continuato su questa falsariga, disinteressandoci, mentre invece dobbiamo andare avanti. E allora arriviamo
Guardate, era il 31 marzo. Abbiamo letto soltanto il 1 aprile, adesso il 2 aprile. Il 2 aprile vediamo che cosa succede. Arriva l'assessore Carrabba. Quindi la commissione spiega quali sono le intenzioni delle economie e dove è possibile recuperarle. E quindi l'assessore Carrabba, che è praticamente l'assessore che tiene l'incarico anche per i rifiuti, riferisce che secondo lui non è possibile individuare economie dalla gestione della raccolta dei rifiuti, dalla gestione della raccolta dei rifiuti. Però, l'assessore Carrabba, tornando alla questione, cerca la possibilità di trovare economie di spesa nel comparto degli igieni, ritiene che sia necessario ascoltare il dirigente di Roll. Conclude suggerendo la possibilità che un'economia di spesa potrebbe ricavarsi però dalla manutenzione del verde pubblico. Diciamo, non l'abbiamo scritto, però ricordo bene che l'assessore diceva, vabbè, non sono tantissimo, no? 15.000, 20.000 si possono recuperare. Adesso vi ricordate un piccolo ragguaglio, 300.000 sulla pubblica illuminazione. Poi ci avevamo gli 80.000 da presa e soccorso, gli 80.000 per gli interventi culturali di patrocinio e poi, ho dimenticato, ma lo dirà più avanti l'assessore, ci erano anche i 250.000 euro per quanto riguarda invece il patrimonio che noi abbiamo praticamente venduto. E sarebbe l'immobile ceduto alla chiesa della Libera. E quindi, ritornando al discorso, 300.000 per l'illuminazione, 250.000 dalla vendita, 80.000 festa del soccorso, 80.000 praticamente dalla parte culturale, siamo già e abbiamo superato forse i 600.000 euro. A questo, nel frattempo, e nei giorni successivi, ci sono state anche le condizioni, come ho detto qui, di Carrabba, che parla che forse a livello di verde pubblico c'era ancora quantomeno qualche somma, anche se non è stato scritto, lo torno a ripetere, però parlava di 15.000-20.000 euro, si doveva vedere bene con l'ingegner di Roma. Quindi siamo già a una buona copertura, abbiamo superato i 600.000 euro, siamo già verso i 700.000, siamo già alla copertura di questi famosi 800.000 euro, che rappresenterebbe, come abbiamo detto anche nell'emendamento, il 100% della Tari a tutte quelle attività, probabilmente anche, non probabilmente, sicuramente anche quelle casalinghe, per i 2 mesi qui a San Severo. Andiamo avanti, abbiamo terminato quest'altro verbale e possiamo passare ancora al verbale successivo del 7 aprile. Che cosa viene fuori il 7 aprile? Il 7 aprile è presente invece la commissione l'assessore Montorio. Quindi abbiamo parlato con Carrabba, abbiamo parlato con Marchese, con l'ingegnere Rizzitelli e adesso anche con l'assessore Montorio, l'ingegnere Montorio, il quale presenta la sessione odierna, precisa che si è incentrato nella ricerca di economie di bilancio per ogni area comunale al fine di poter procedere alla cancellazione dei tributi locali. Ecco, vedete? Quindi questo è il nostro pensiero di commissione, di consiglieri, di tutta l'amministrazione. Cancellazione dei tributi locali, almeno per quelle attività che hanno avuto queste problematiche serie dovute alla pandemia. Prende la parola l'assessore Mondori, riferisce che si prevedono economie di gestione degli impianti scolastici che sono interamente spenti dalla fornitura di energia elettrica. Precisa che anche l'attività manutentiva è al minimo. Quindi cosa ci ha potuto dire? Che non era a conoscenza di quanto si sarebbe risparmiato, ma ovviamente le scuole sono chiuse, i telefoni non hanno funzionato, gli scaldamenti hanno funzionato e l'attività di manutenzione neanche. Quindi sarebbe dovuto esserci una fase, diciamo così, di ricalcolo di queste cose qui. Siamo al 7 di aprile, quindi c'era tutto il tempo per eventualmente apportare, diciamo così, in questa ricetta politica, anche quella parte tecnica, per trovare le economie di gestione. Ancora, successivamente, dice che il Presidente e l'Assessore confermano che appena l'Assessore avrà noti, dati più certi, chiederà al Presidente di essere convocato per aggiornare la Commissione. Fa parte sempre di quel discorso iniziale che avevo chiesto anche io, di quelle note scritte, per avere, farci i calcoli non a mano più o meno, ma precisi, per ottenere praticamente dei dati confortanti, ma l'abbiamo già visto.
eravamo già così alla soglia di circa 800.000 euro, che era esattamente quello che aveva detto l'ingegnere Rizzitelli in una fase, diciamo così, iniziale. Che cosa volevo dire adesso? Perché magari poi vedendo tutti i verbali, si è parlato tantissimo, si erano trovate le economie, eravamo a circa 800.000 euro, abbiamo chiesto le note scritte, era ancora il 7 di aprile, avevamo già le idee molto chiare e non abbiamo quindi inventato nulla, non abbiamo fatto niente, ci stiamo preoccupando dei nostri concittadini in maniera seria. Quindi, egregio signor Francesco Miglio, lei non può parlare in questa maniera dei consiglieri su ignoranza, eccetera, perché adesso le dimostriamo ancora un'altra cosa, ha visto che cosa ha scritto e che cosa fanno anche gli altri comuni, perché il comune di Foggia, il comune di Re Maggiore, il comune di Canicattì, il comune di Vicenza, lo stanno facendo tutti quanti insieme con il calcolo delle tariffe per avere una riduzione seria. Perché noi abbiamo approvato un regolamento, come dice lei, che però non provvede al suo interno le riduzioni. Lo dovremo fare successivamente insieme con il bilancio. Ed è quello che abbiamo detto noi, non l'ha detto lei, l'abbiamo detto quella sera. Quindi o facevamo un emendamento, si poteva rinviare da capo, perché comunque è previsto, non da noi, ma da chi è che governa, che c'è stato questo slittamento. Al di là che, non, che per questioni tecniche non è stato scritto anche il regolamento TARI, perché lo si capisce, e lo dicono gli esperti, che ovviamente il regolamento TARI di conseguenza poteva subire queste variazioni se ci sono anche le variazioni delle tariffe, altrimenti non serve assolutamente a nulla. Abbiamo un regolamento che non consente queste riduzioni, perché attualmente il regolamento che noi abbiamo non consente la riduzione dovuta alla pandemia, che lei stessa ha parlato atipiche, ha fatto il discorso se viene l'alluvione, se viene quello, se viene il terremoto, benissimo, invece è venuta la pandemia e si poteva fare in questi termini. E noi non abbiamo detto nulla, non abbiamo offeso nessuno, né tantomeno lei, abbiamo fatto una richiesta legittima perché gli emendamenti ci consenta, al contrario di quello che dice lei, sono stati fatti anche ultimamente. L'abbiamo fatto ultimamente, guardi, lo ricordo io, lei l'ha fatto il 17 gennaio nella delibera numero 1, dove noi, io ho apportato l'emendamento sulle paleoliche e lei l'ha approvato. E lo sa quando l'ho consegnato l'emendamento? Circa un'ora prima. Quindi non dica che non è possibile fare emendamenti 5 minuti, 10 minuti e fa l'altro. Qua non si è d'accordo, ma si sposa la causa, come sono ampiamente convinto, almeno, che tutti vogliamo dare una mano, ma noi non offendiamo nessuno. Si poteva quindi slittare, eventualmente incontrarci successivamente e parlare di regolamento TARI e tariffe. Regolamento e tariffe con le riduzioni, quelle che abbiamo chiesto dal 31 di marzo, sindaco. Quindi su tutta la problematica si è discusso per un mese intero e poi alla fine, guardi, arriviamo. Cari concittadini e care concittadine, arriviamo al 21 del mese di aprile, uno degli ultimi verbali, quindi una delle ultime commissioni, dove si discute del regolamento TARI e a un certo punto più consiglieri, compresi il sottoscritto, fanno riferimento che si doveva licenziare questo regolamento TARI, però non c'era stato il termine da licenziarlo così velocemente e non si intuiva neanche il perché. E quindi di conseguenza, lo voglio dire perché così accorciamo anche un po', vedete, interviene consigliere Bocco, la quale riferisce che seppur apprezzando la relazione dell'assessore, ritiene sia prematuro portarla direttamente in consiglio comunale. Prematuro, in consiglio, dopo aver ascoltato solamente la relazione e senza alcuna ulteriore discussione nel merito. Il presidente Florio, sindaco, signor Francesco Miglio, il presidente Fori replica che i tempi sono stretti e che eventuali emendamenti possono essere sempre discussi in consiglio comunale. Che cosa voglio dire? E sono stati i consiglieri di maggioranza a dire non c'è tempo, avete ragione, potete comunque fare un emendamento se volete a questa, perché ce l'avevamo già detto, scusate, dove sono le coperture? Le coperture abbiamo detto, abbiamo parlato per un mese intero. Adesso no, dobbiamo portare il regolamento TARI, dobbiamo portare il regolamento TARI.
Secondo tale, sindaco, concittadini, c'era tempo per approvarlo fino appunto al bilancio, e il bilancio è stato spostato dal 31 maggio al 30 giugno e pare che adesso anche al 31 luglio, ma comunque è stato spostato, quindi eravamo in tempo, non abbiamo fatto nulla perché ci è venuto così di fare il blitz, quattro cretini ignoranti. Adesso lei deve chiedere scusa se realmente, prima perché non può offendere nessuno e non deve permettersi di offendere nessuno. Lei ha già redarguito a suo modo un po' di concittadini che francamente svolgono il loro lavoro, dai farmacisti ai baristi, a chi è chiarito dopo più o meno di voler offendere. Lei la deve smettere, torni a essere quello che deve svolgere le sue funzioni, ma nei limiti di quello che gli è consentito, è chiaro? Quindi per il momento sia certo, lei avrà la querela e chieda scusa ugualmente, sarebbe un atto importante, chieda scusa per il blitz e le imboscate che gli hanno tesi questi quattro cretini. Saluto tutti i concittadini veramente con il cuore e ricordatevi quindi, commercianti e non, anche i poveri ambulanti, noi siamo dalla vostra parte perché, e non perché c'è un problema di sorta o chissà. Perché facete di San Severo e dobbiamo preoccuparci noi di San Severo, perché noi San Severo ce l'abbiamo nel cuore.